Come si può creare un filtro per Instagram oppure per Facebook? Oggi lo scopriremo in questo video. Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati di nuovo sul mio canale. Oggi andiamo a vedere come poter realizzare un filtro per Instagram oppure per Facebook. Prima di tutto bisogna andare sul sito ufficiale Spark AR, in cui bisogna scaricare il software da utilizzare per creare infatti questo filtro. Premiamo sul tasto download. Se invece premiamo su manage effect, abbiamo diciamo il nostro pannello di controllo dove successivamente ci servirà per caricare il nostro effetto. Una volta scaricato e installato Spark AR, andiamo sul nostro desktop e questa è l'icona del programma. Ci premiamo doppio clic sopra, ecco qui. Una volta aperto Spark AR, come potete notare abbiamo già degli effetti prefatti. Questi qui non sono altro che la base su cui volendo possiamo lavorare. Adesso creiamo un nuovo progetto. Principalmente la schermata si divide in tre parti. Allora abbiamo la parte centrale che principalmente è la nostra area di lavoro. Poi abbiamo la parte a sinistra dove qui possiamo aggiungere gli effetti, in questo caso gli oggetti che vogliamo aggiungere alla scena. E a destra abbiamo le proprietà del singolo oggetto, del singolo filtro. Quello che faremo oggi è principalmente realizzare un tatuaggio, quindi aggiungere qualcosa sul nostro volto, quindi ad esempio un tatuaggio, qualche effetto, eccetera. Possiamo anche aggiungere delle modifiche al volto, quindi aggiungere un file 3D e quindi ad esempio fare la bocca più piccola, il naso più piccolo oppure gli occhi più grandi. Allora, partiamo nel realizzare un tatuaggio, quindi ipotizziamo che abbiamo un tatuaggio che ci piace e vogliamo aggiungerlo ad esempio sulla nostra fronte. Allora, prima di tutto dobbiamo aggiungere gli oggetti. Qui ci sono tutti gli oggetti che possiamo aggiungere. Come potete notare ci sono questi oggetti qui che principalmente sono scuri, quindi sono disattivati. Però non sono disattivati anche per Facebook, cioè se premiamo sopra, questi qua non sono supportati per Instagram, quindi volendo basta premere su Edit e disattivare Instagram e fare OK. Però se il nostro effetto deve essere compatibile sia per Facebook che per Instagram, selezioniamo entrambi e facciamo Save. Quindi gli effetti che vedete disattivati non possiamo utilizzarli. Poi abbiamo questi altri due effetti. Il primo segue il nostro volto, quindi Face Tracker. Questo ad esempio Target Tracker, che per Instagram non è possibile attivare, è possibile attivarlo con Facebook. Che cosa fa questo oggetto? Se inquadra un oggetto, ad esempio una carta, possiamo fare un'azione. Quindi se inquadra una carta, sulla carta volendo possiamo aggiungere un ragno. Quindi appena vede un oggetto che noi abbiamo preimpostato, esegue un'azione di conseguenza. Quindi principalmente è un input. Poi abbiamo Hand Tracker, che praticamente quando vede la mano fa un'azione. Poi quello che oggi andremo ad utilizzare è il Face Mesh. Qui possiamo notare ci possiamo aggiungere altri oggetti sia 3D che 2D. Quindi ipotizziamo che vogliamo aggiungere un Face Mesh. Premiamo sopra, inseriamolo. In questo caso, come potete vedere, ha aggiunto il nostro Face Mesh a una persona che già c'era sopra il programma, quindi questa persona sopra questa persona. Se invece vogliamo provare in real life, quindi in live, come funziona questo effetto sopra di noi, basta andare nella fotocamera qui in alto a sinistra e impostare la nostra videocamera. Quindi ecco io col video screen da dietro, ecco il nostro effetto. Qui ci sono tutte le varie tonalità di ogni persona per poter migliorare al meglio l'effetto 3D. Poi qui possiamo utilizzare anche il dispositivo che, su cui vogliamo andare a provare il nostro effetto e via dicendo. Allora, adesso noi lasciamo questo qua. Ecco. Allora, ipotizziamo che adesso vogliamo aggiungere un tatuaggio sopra di noi. Dobbiamo andare nella sezione Help e in Download. Successivamente, una volta premuto on download, possiamo scaricare il template di base.
che ci servirà per poi successivamente aggiungerlo al nostro progetto. Allora andiamo in download e scarichiamo The Face Reference Asset. Una volta scaricato, premuto su questo link, ci scaricherà un file zip. Lo spostiamo sul desktop. Una volta spostato sul desktop, lo estraiamo e, come possiamo notare, abbiamo due file. Il primo è il mesh, che andremo a vedere dopo, e il secondo è il template, la texture. Allora, quello che ci servirà a noi è questi due, uno di questi due. Adesso dobbiamo aprire Photoshop. Se non avete Photoshop, vi consiglio un programma che utilizzo di solito, ed è questo qui, Photopea. Questo qui è un programma simile a Photoshop per fare delle modifiche molto velocemente, quindi senza nessun software. Ve lo lascio in descrizione. Vi lascio anche il link in descrizione di Spark AR. E importate ad esempio l'immagine qui e la modificate. Io utilizzo Photoshop, quindi apro Photoshop. Adesso, una volta aperto Photoshop, inseriamo l'immagine che abbiamo precedentemente scaricato. Quindi andiamo sul desktop, andiamo nella cartella. Allora, principalmente adesso abbiamo le linee guida per poter aggiungere quello che vogliamo. Adesso prendo un po' il pennarello, un po' così l'ho fatta, ecco. Poi la salviamo. Una volta esportato quindi questa immagine qui in PNG, andiamo in Spark AR e dobbiamo importare il materiale. Basta andare in Face Mesh qui sopra e qui in Material fare su più e automaticamente si aggiungerà questo materiale. Possiamo anche eliminarlo, quindi fare Canch, e ci uscirà questo qua di default. Quindi andiamo su Face Mesh, aggiungiamo il materiale, e come potete notare ci aggiunge principalmente un materiale sopra il nostro volto. Dobbiamo importare adesso la nostra immagine che precedentemente abbiamo salvato in formato PNG. Andiamo quindi in Material a sinistra, ci premiamo sopra e qui sopra premiamo il file PNG che abbiamo chiamato base e lo apriamo. Adesso lui ci ha importato quindi questo disegno che abbiamo fatto da quest'altra parte. Quindi, come potete notare, qualsiasi cosa aggiungevamo qui sopra, inserivamo qui sopra, successivamente, una volta importato il file PNG, possiamo notare che lo possiamo aggiungere sopra al volto. Poi qui possiamo regolare tutti i vari parametri, quindi la scala, la posizione, il colore, eccetera. Adesso io la lascio così, giusto per fare un esempio. Adesso vediamo come inserire un tatuaggio. Quindi andiamo su Google, ecco qui. Scarichiamo questo ad esempio, quindi lo salviamo sul desktop, ok, come viene. Poi andiamo in Photoshop, importiamo l'immagine, eccolo qui, inseriamolo e rimpiccioliamolo in scala. Quindi ad esempio lo metto, non lo so, qui, lo faccio più piccolo, eccolo qui, e facciamo ok. Adesso, volendo, possiamo anche eliminare le linee guida come vi dicevo prima, quindi sappiamo che in Spark AR lo metterà più o meno vicino all'occhio. Quindi togliamo le linee guida e lo salviamo sempre in formato PNG. Qui, come possiamo notare, ci uscirà tatuaggio. Perché ci uscirà tatuaggio? Vabbè, io ho già eliminato il template, quindi che avevamo prima, la texture che avevamo prima. Basta ripremere sul file che vogliamo importare, andiamo in tatuaggio e importiamo ad esempio il tatuaggio. Come possiamo notare, ci esce il tatuaggio perfettamente, eccolo qua, alla sinistra del nostro volto. Lo proviamo anche su di noi, così, per sfizio. Vabbè, adesso gli occhiali non ci fate caso, però eccolo qua, bellissimo, mi piace, mi piace, mi piace. Adesso un'altra cosa carina che secondo me è sfiziosa da fare su questo programma è modificare le lineature del nostro volto. In che senso? Ipotizzando che vogliamo rimpicciolire questo naso o ingrandire il naso, lo possiamo fare. E come si fa tutto ciò? Basta andare in aprire Google Chrome e io utilizzo Sculpt GL. Vi lascio il link in descrizione, tranquilli. Allora, questo qua è una sfera che, volendo, possiamo andare a modificare le varie lineature, eccetera eccetera. Io adesso vado in scena, vado ad eliminare la scena
quindi abbiamo tutto vuoto. Con i vari tasti destra e sinistra ci muoviamo all'interno del nostro piano di lavoro. E se vi ricordate, quando abbiamo scaricato qui sopra in Spark AR il template, avevamo anche la cartella Mesh. Ecco qui, in Mesh dobbiamo andare ad aprire il formato Mesh OBJ, che principalmente è un'immagine 3D di un volto standard. Quindi andiamo qui sopra, andiamo in aggiungi e aggiungiamo Face Mesh. Eccolo qui. Qui abbiamo tutti i vari parametri da modificare, quindi fare più intensità, quindi il nostro pennello più piccolo. Adesso lo facciamo giusto piccolo. E andiamo ad incrementare, non lo so, qui sopra. Facciamo il naso più grande, ad esempio. Adesso sto esagerando parecchio, però per farvi capire. Qui poi abbiamo tutti i vari parametri che volendo potete vedere tranquillamente anche voi. Una volta completato a nostro piacimento l'immagine, basta salvarlo in formato OBJ. Automaticamente effettuerà il download. Vediamo che si chiama Your Mesh 1. Andiamo in Spark AR. Possiamo tranquillamente eliminare anche questi qua perché non ci servono più sia il materiale che questi qua. Sì, li eliminiamo. Dobbiamo avere semplicemente la nostra Face Mesh. Adesso andiamo in deformazione, qua, il file che abbiamo scaricato, quindi Your Mesh 1. Your Mesh 1. Come potete notare, adesso mi ha modificato il volto. Adesso andiamo anche, vediamo meglio com'è. Ecco qui. Adesso ho esagerato un po', però giusto per provare. Quindi, ecco tutto. Ecco qui, qua forse si vede meglio. Adesso abbiamo visto come poter effettuare sia un tatuaggio o qualsiasi sfumatura. Una volta aver finito il nostro filtro, dobbiamo salvarlo perché dobbiamo importarlo su Instagram. Allora, qui in basso vedete che c'è questo logo di un piccolo smartphone. Premiamo qui sopra. E ci sono due metodi che possiamo utilizzare. Il primo è che scaricando l'applicazione Spark AR sul nostro mobile abbiamo una sorta di demo. L'altra modalità invece è che la possiamo provare semplicemente sulla nostra applicazione. Una volta aver premuto qui, sul nostro smartphone ci uscirà la demo del nostro effetto. Però come si fa adesso a provare questo effetto? Quindi come si fa adesso a pubblicare su Facebook, quindi farlo provare a tutti il nostro effetto? Bisogna premere su export qui in basso. Una volta esportato, vediamo se tutte queste spunte sono inserite, altrimenti il nostro effetto avrà qualche problema. Una volta fatto ciò possiamo esportarlo. Inseriamo, ad esempio, lo chiamo filtro 2 e lo salviamo. Una volta aver salvato il nostro filtro, possiamo aprire Spark AR. Qui praticamente abbiamo una sorta di pannello di configurazione dove possiamo andare ad inserire il nostro effetto. Quindi andiamo in carica effetto e qui ci sono tutti i parametri da eseguire prima di poter pubblicare il nostro effetto. Quindi inserire un'icona, caricare pochi secondi dell'effetto su di noi, dobbiamo scrivere i dettagli, quindi il titolo che vogliamo dare al nostro effetto, e successivamente caricare l'effetto. Quindi il nostro effetto non sarà subito caricato, quindi messo sui social, ma bensì bisogna aspettare un po' di tempo perché Facebook e Instagram devono fare le dovute analisi. Una volta che l'effetto è messo online, quindi pubblico, possiamo andare tranquillamente di Spark AR e controllare nella sezione dati statistici. Possiamo vedere tutti i vari dati statistici, quindi quante persone lo hanno scaricato, ad esempio per quanto tempo l'hanno scaricato e via di seguito. Vi ricordo di iscrivervi al canale, ma soprattutto di attivare la campanella delle notifiche per non perdervi nessun video futuro che realizzerò. Se questo video vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un like. Se non vi è piaciuto, dislike. Vi lascio un saluto e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Ciao!
Yeah.